Live School. Se si sogna da soli, è solo un sogno. Se si sogna insieme, è realtà che comincia. E ripartiamo con la diretta di Live School, puntata speciale proprio sul diario, ricordo di questa settimana il tour che abbiamo fatto all'interno delle scuole. Io vado a presentare due studentesse dell'Istituto del Pertini, dell'Economico di Alatri, che ci parleranno dei tanti progetti. Più tardi interverrà anche la professoressa Nadia Colonnello, che parlerà dell'orientamento e altri studenti. Partiamo subito da un progetto importante, è la Web Agency, che è una si parla proprio di simulazione. Tante volte abbiamo parlato dell'alternanza scuola-lavoro, come si appunto negli ultimi anni, tra l'altro proprio per legge bisogna farlo, e quindi avete pensato di fare una propria agenzia web nel vostro istituto. Allora Anastasia, poi parlerò anche con Erika, parlami un pochettino di questo progetto. Okay, allora, la nostra web agency è nata dall'analisi del tessuto economico del nostro territorio. Siamo resi conto che comunque sia nel territorio di Alatri per lo più ci sono piccole e medie imprese, che non sanno farsi pubblicità, soprattutto nel vasto mondo del web, insomma, che oggi come oggi è importantissimo. Di conseguenza abbiamo avuto questa idea, insomma, di aiutare queste piccole imprese a pubblicizzarsi tramite dei siti, per esempio. C'è stato di aiuto anche una vera e propria web agency, che è la F3 Web, con il suo titolare Fabio Ferrari, e nella creazione della nostra web agency, che si chiama Pertini 3B. Perché abbiamo detto comunque l'alternanza a volte si fa in esterno, in questo caso l'avete fatta all'interno del vostro istituto. Ricordiamo che l'economico proprio di Alatri, dall'altro c'è una curvatura, abbiamo detto che negli ultimi anni si tende ad andare sia per quanto riguarda le nuove tecnologie che sul turistico. Noi abbiamo un contributo in regia, se riusciamo a rimandare il video che abbiamo visto prima proprio per quanto riguarda la web agency, ricavato, proprio fatto totalmente dagli studenti del Pertini. Tra l'altro più tardi parleremo di questo laboratorio che c'è, il laboratorio nel realizzare video e foto. Allora se in regia, se Andrea può mandare il contributo proprio dell'istituto sulla web agency, di modo che abbiamo un po' un'idea ancora più del dettaglio. Ciao, io mi chiamo Luca e anche io frequento la classe 5B dell'Istituto Santo Pertini di Alatri. Ciao, sono Anastasia, ho 18 anni e frequento l'ultimo anno dell'Istituto Tecnico Economico. Ciao, mi chiamo Pierpaolo e frequento l'ultimo anno. In classe ho partecipato al progetto di simulazione di imprese. È una fortuna per la nostra classe aver trovato un'impresa innovativa, il cui titolare ci ha aiutato nella realizzazione della nostra web agency. Per noi è stata un'opportunità importante che ci ha messo a confronto con la realtà imprenditoriale che ci circonda. Sono Fabio Ferrari, responsabile di F3Web.com, una web agency con sede in Isola dell'Iri, in provincia di Frosinone. La mia web agency è nata da una passione personale per i computer e per l'informatica che avevo fin da piccolo. Una passione che poi ho approfondito nell'ambito lavorativo grazie alle dipendenze di un'azienda con cui ho lavorato fino all'anno 2010, dalla quale purtroppo sono stato licenziato per riduzione del personale.
In seguito a questo licenziamento è nata l'idea di mettermi in proprio, facendo diventare così questa passione il mio lavoro principale. Grazie all'alternanza scuola-lavoro quest'anno ho avuto la possibilità di essere il tutor per un progetto per la realizzazione di un'azienda simulata presso l'Istituto di Istruzione Superiore Sandro Pertini di Arati. I ragazzi sono stati coinvolti nella costituzione di una web agency ed io ho avuto la fortuna di essere il loro tutor impegnato nella formazione e nella conoscenza di tutti gli aspetti legati sia alla costituzione di un'azienda simile alla mia, ma soprattutto alla quotidianità del lavoro che questa azienda affronta tutti i giorni. Mi chiamo Daniela Campagna, sono docente di diritto e di economia politica nell'impresa formativa simulata. Ho seguito gli alunni per quel che riguarda tutti gli adempimenti giuridici inerenti alla costituzione di un'impresa. Sono Narita Galuppi, docente di economia aziendale. Nel progetto di impresa formativa simulata ho seguito i ragazzi nella predisposizione del business plan. Sono Gabriele Dell'Unto, docente di lettere e animatore digitale della scuola. Nel percorso di impresa formativa simulata mi sono occupata dell'aspetto legato alla comunicazione, o meglio ho analizzato insieme agli studenti i processi comunicativi coinvolti sia nella fase dell'avvio che nella fase della gestione di una web agency. La nostra idea di impresa è scaturita dall'analisi del tessuto economico e da alcune riflessioni. Non possiamo trascurare infatti che l'innovazione riguardo al digitale sta trasformando il modo di operare di imprese e di enti pubblici. Per questi motivi, per le aziende è importante muoversi sul web, con un loro proprio sito internet e per lavorare sul proprio brand. Potremmo dire che per l'azienda l'immagine che traspare dal proprio sito web è proporzionale al guadagno che è possibile ottenere. Nasce da qui Pertini 3D, la nostra web agency. Asco. Ad oggi abbiamo simulato con l'utilizzo della piattaforma Compao la realizzazione dell'impresa, dal business plan all'atto costitutivo, dallo statuto all'iscrizione della Camera di Commercio. Nel corso di quest'anno saremo impegnati nella simulazione della gestione effettiva attraverso l'utilizzo del sito web. L'impresa formativa simulata come metodologia didattica innovativa nell'ambito dell'amministrazione Tablet School di Roma e durante l'Expo dedicata alle buone pratiche dell'alternanza scuola-lavoro che si è svolta nella nostra scuola a fine anno. La nostra esperienza ci ha permesso di confrontarci con il mondo del lavoro e di capire quanto sia importante la promozione in rete e di conseguenza l'acquisizione di tutte le competenze digitali. Abbiamo compreso quanto sia importante lavorare in team, perché ci siamo resi conto che è dalla condivisione di talenti collettivi che nascono le vincenti. Formativa. Fantastica. Insolita. Sorprendente. Illuminante. Utile. Innovativa. Impegnativa, interessante e costruttiva. 1. Ciao, sono Lorenzo e frequento l'istituto qui. No! Sono il tuo guida dell'istituto tecnico dell'I. 1. L'ultimo anno dell'indirizzo tecnico nuovo. La nostra abbiamo condiviso la nostra esperienza presentando abbiamo bene, allora abbiamo visto il video realizzato proprio dai ragazzi del Pertini di Alatri, molto bello, tra l'altro c'è anche il backstage, quindi tante le prove. Oggi invece siamo in diretta, più diretta di questa non si può, tra l'altro
siamo in diretta su diversi media, perché noi ci vogliamo sempre sperimentare e alzare sempre un po' l'asticella. Ricordiamo che siamo in diretta su Lazio Radio 103.7, stavamo tentando anche una diretta su Lazio TV, non so se è andata oppure no, diretta Facebook su Live School. Passo alla seconda ragazza studentessa sempre del Pertini di Alatri, Erika. Parliamo delle giornate, quattro giornate durante l'anno, le giornate della creatività, molto interessante. Vai. Le giornate della creatività sono un progetto formato da proprio noi alunni. In questo progetto noi creiamo vari laboratori gli ultimi giorni di gennaio. Questi laboratori sono accompagnati dai professori che ci seguono in ogni laboratorio. C'è il laboratorio di fotografia, il laboratorio di informatica, il laboratorio di economia. Ci sono vari tornei, che sono il torneo di calcio balilla, il torneo di ping pong, e poi ci sono il laboratorio più importante, è praticamente il giornalino digitale. Questo giornalino digitale è un laboratorio che parla e forma, fa delle fotografie e fa tutte le riprese a tutti i vari laboratori. Praticamente è giornata della creatività in cui i ragazzi sono senza i docenti, quindi una specie di gestione culturale della scuola, e ognuno, ogni classe sceglie poi di dare il proprio contributo. Tu frequenti il quarto anno rispetto a Anastasia che fa il quinto, ecco, sì. Lo scorso anno la tua classe in che modo ha riempito la giornata, proprio le quattro giornate? Allora, la mia classe in queste quattro giornate abbiamo partecipato al laboratorio di danza, che è stato gestito da me, un'altra ragazza e appunto il professore di educazione fisica che ci ha accompagnato. Poi abbiamo partecipato a un laboratorio dove sono venuti degli esperti da fuori della scuola, che si chiamava praticamente era un laboratorio di difesa personale. Ah, e sono venuti dei professionisti ad insegnarci questa autodifesa. Ecco, di quei quattro giorni tu hai curato il laboratorio di danza perché la passione che hai. Qualche altro progetto che ti ha incuriosito in quei quattro giorni che particolarmente ti ha attratta? Mi ha attratto anche molto il laboratorio di teatro, che era un laboratorio curato anche dalla professoressa Nadia Colonnello. In questo laboratorio teatrale praticamente ci sono stati vari step dove la professoressa ci ha fatto recitare vari programmi e vari testi di molti cose. Bene, allora se in regia siamo pronti mandiamo l'altro video sempre realizzato proprio dagli studenti del Pertini, l'economico di Alatri, in modo che possiamo avere un'idea anche sulle giornate creative.
Bene, allora abbiamo visto il video creato, tra l'altro c'è stato un cambio di studenti perché da Anastasia e Erika andiamo da Giacomo e Luca. Allora, video realizzato, Giacomo, da voi video due. Video realizzato, sì, da me e Luca, nell'ambito delle giornate della creatività dell'anno scorso. Ecco, innanzitutto le persone che avete intervistato, sì, come le avete scelte? Avete fatto un casting oppure no, ci sono proposte? No, tutti gli studenti della scuola, chi voleva, veniva intervistato e diceva la sua. Quindi una specie di docufilm, sì. È stato realizzato come un docufilm. Sì, una specie molto... di backstage delle giornate. Tra l'altro la vostra scuola, abbiamo detto appunto l'Istituto Pertini di Alatri, sì. Molto verso la tecnologia, verso i video, poi sì. Luca ci parlerà di questo laboratorio che avete. Scorso anno siete stati scelti per la realizzazione di sì, un... dello spot del bullismo. E tu eri andato uno in onda, dei... sì, sui canali Rai e Mediaset. Bene, allora ieri durante la diretta sì. Giacomo è stato il cameraman di tutta la diretta, sei stato bravo tranne un pochettino sì. Che muovevi la telecamera. Ricordiamo che Live School è in fase di sperimentazione, noi cerchiamo di andare in diretta su tanti media, appunto siamo in diretta su Lazio Radio 103.7, sulla pagina Facebook di Live School, su Lazio TV e poi intervisteremo più tardi, parleremo di tutta una parte che riguarda la carta stampata, come ci sarà Laura Colinoli, la giornalista del regionale. Diamo la parola a Luca. Allora parlami un po' di questo laboratorio che fa all'interno del vostro istituto, dove tra l'altro voi sarete in futuro dei futuri registi, montatori, avete una sala montaggio, come vi muovete all'interno proprio della scuola? Sì, allora quest'anno appunto, data la nostra passione e visti gli anni passati quando montavamo i video e tutte queste cose, quest'anno la preside ci ha aiutato e ci ha concesso un'aula dove poter allestire uno studio appunto per il montaggio e la lavorazione dei video. Questa cosa per noi è importantissima e appunto l'abbiamo aperta a tutta la scuola, sia all'interno del nostro istituto sia agli altri istituti, in modo tale da poter far esprimere a tutti la propria creatività. Questa cosa è importantissima per noi e ci permette di esprimere tutte le nostre potenzialità e tutti i nostri gusti. Quest'anno monteremo dei video appartenenti alla scuola, appartenenti alla nostra città, quindi su Alatri e tutto quanto, e utilizzeremo tecnologie nuove all'avanguardia ed è importante come cosa perché ci permette di svilupparci e di andare avanti, anche di crescere. Molto interessante. Più tardi noi manderemo anche una clip, non adesso, dopo, sul Cinema da Mare, questo evento che ci sarà lunedì 27 novembre. Tra l'altro inviterò anche la vostra scuola. A proposito di novità e innovazioni, da poco è uscito, proprio ieri c'è stato il secondo numero di un importante giornale, io manderei, se c'è la clip proprio del regionale, di modo che possiamo dare delle indicazioni maggiori. Volta con me c'è Laura Collinoli. Allora, questa importantissima testata giornalistica, sì. Nuova, secondo numero ieri, raccontami un pochettino. Tra l'altro non è solo nella nostra provincia, 30.000 sì, copie. Il regionale è un settimanale di approfondimento che viene poi pubblicato nelle province di Frosinone, Latina e Roma. E è una novità nel panorama editoriale di questa provincia e non solo, e racconta appunto, come tutti i giornali di approfondimento, parla di politica, attualità, cultura, storie di sport, insomma a noi piace approfondire alcune tematiche che poi durante la settimana sono state magari affrontate quotidianamente. Ecco. Visto che c'è tanta attenzione, tra l'altro noi con i ragazzi abbiamo detto più volte come ci dovrebbe essere proprio degli approfondimenti anche a livello sulla politica, no? Ecco, che magari vengono, si parlava addirittura di fare una scuola sulla politica per dare una volta c'era, ora insomma i ragazzi probabilmente apprendono di politica in tanti modi, avendo degli esempi a volte anche non propriamente corretti. Ecco, più informazione si fa e più si fa approfondimento, e forse più i più giovani riescono a capire qualcosa di quelli che li circonda e di quanto sia importante la politica per la nostra vita quotidiana, perché oggi invece viene intesa solamente come una cosa sporca, invece non è così. Se fatta a modo, la politica insomma dovrebbe essere l'espressione più alta del servizio alla collettività.
E noi appunto con Levy School cerchiamo di dare delle informazioni, di far integrare i propri ragazzi scrivendo degli articoli che poi vanno sul quotidiano alla provincia, un altro quotidiano a noi nostro molto caro, proprio per fargli dare un po' più la sensazione di ciò che è proprio il lavoro anche del giornalista. Qui come c'è anche Nadia Colonnello, che è la professoressa per quanto riguarda questa prima mattinata dedicata proprio al Pertini. Abbiamo visto quattro studenti che hanno parlato della curvatura più sulle nuove tecnologie, però all'interno del Pertini ci sono anche altre curvature, c'è sempre l'economico aziendale che rimane, diciamo, il cuore, e poi parliamo un po' sull'orientamento in entrata e orientamento in uscita. Per quanto riguarda l'orientamento in entrata, noi ci rivolgiamo ad un bacino di utenza piuttosto numeroso nella parte della zona di Alatri, e quest'anno noi abbiamo aperto le nostre scuole ai ragazzini delle terze medie, quindi abbiamo offerto loro delle attività laboratoriali che riguardassero in particolare sia le nostre discipline di indirizzo, quindi i miei colleghi di economia politica, di economia aziendale, si sono inventati dei giochi multimediali, delle attività, e quindi andranno nelle scuole medie, hanno già preso contatti con i referenti per l'orientamento in uscita e presenteranno loro delle attività didattiche multimediali. Successivamente torneranno i nostri ragazzi a trovarci e poi incontreremo i genitori, quello è importante perché le famiglie sono le prime a scegliere e a dover decidere. In effetti voglio dire una cosa, i ragazzini a 14 anni si ha la sensazione che siano effettivamente un po' troppo anticipati nello scegliere una scuola che poi dovrà segnare il loro destino futuro. A 14 anni spesso si sceglie superficialmente, oppure si sceglie perché l'amico ha scelto quella scuola, e magari poi nei primi due anni ci si riorienta. C'è assoluta disponibilità da parte di tutti gli istituti per quanto riguarda il riorientamento, ma poi al di là dei 16 anni l'istruzione va conclusa, va completata e finalmente si faranno delle scelte future ben consolidate. Presentazione sempre la professoressa Colonnello del Pertini. Nel frattempo ci ha lasciato Laura Colonnelli, giornalista proprio regionale, che ha presentato. Io, rimanendo sempre nell'ambito della politica, presento il sindaco di Patrica, Lucio Fiordaliso. Buongiorno. Allora, importante iniziativa che l'ha vista proprio al centro di tanta attenzione a livello dei media. A Patrica le case si possono acquistare addirittura ad un euro. Innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. È una delle tante iniziative che abbiamo messo in campo per, soprattutto per il recupero dei centri storici, che non solo a Patrica ma in tutto il territorio nazionale subiscono una drammatica difficoltà residenziale. È una campagna, una proposta che è comunque collegata e integrata anche ad altre iniziative, come ad esempio l'approvazione di alcuni regolamenti specifici per aprire delle attività commerciali o comunque ristrutturare gli edifici fatiscenti o pericolanti. Perciò un pacchetto di misure che è stato costruito sul nostro centro storico, che è uno dei più belli della Ceceria, padre anche di tanti cittadini illustri, quali ad esempio il compositore Licinio Refice. Come il conservatorio che abbiamo qui, come il conservatorio Licinio Refice, come la nostra banda musicale. Noi tra l'altro abbiamo definito in questi giorni la creazione della fondazione proprio dedicata a Licinio Refice, che si spera potrà appunto, visto che c'è un conservatorio con tantissimi studenti anche però di altre parti dell'Italia, creare una sinergia, sì. Allora, noi abbiamo il contributo video, se riusciamo a prenderlo dalla regia, proprio che ci fa vedere, vediamo il sindaco che passa proprio all'interno del borgo antico di Patrica per dare l'idea, per lanciare questa proposta che ha avuto un richiamo altissimo da parte di tutti i media. Allora, se è pronto il contributo regia, noi andiamo a vederlo, vediamo la clip e poi la ricommentiamo proprio con il sindaco. L'amministrazione comunale ha completato il censimento degli edifici nel centro storico. Abbiamo individuato 38 edifici che versano in condizioni di fatiscenza e di abbandono. Da qui l'idea, l'iniziativa, la proposta denominata A Patrica Casa d'un Euro. Lo scopo che ci prefiggiamo
è di restituire, recuperare, valorizzare questi immobili, riconsegnando loro quella principale originaria funzione abitativa e in futuro, perché no, anche turistico-ricettiva. Gli obiettivi, le finalità dell'amministrazione sono quelle, quindi, non solo del contrasto al degrado, la garanzia della messa in sicurezza, ma anche la riqualificazione del centro storico e il ripopolamento dello stesso. Qual è il ruolo dell'ente in questo contesto? Il comune è portatore di interesse, svolge un ruolo di intermediazione, verificando la disponibilità di eventuali acquirenti. I soggetti interessati possono essere sia cittadini privati, piuttosto che agenzie, associazioni, società ed imprese. Abbiamo comunque deciso di affiancare a questa iniziativa l'approvazione di alcuni regolamenti che prevedono di usufruire di alcune agevolazioni, incentivi fiscali ed esenzioni tributarie, sempre finalizzate alla ristrutturazione edilizia e all'apertura di nuove attività commerciali. Con questa iniziativa l'amministrazione comunale dimostra di dare priorità assoluta al rilancio di questo nostro centro storico. L'appello che faccio a tutti voi è di darci una mano in questa proposta in maniera concreta, pubblicizzando, facendo un passaparola, facendo capire quanto è importante e quanto è bello il nostro paese, che viene definito il Balcone delle Pini, uno dei più belli della provincia di Frosinone. Per cui ricordiamoci, la Patrica a casa ad un euro. Beh, sindaco, vedendo appunto le immagini viene voglia proprio di acquistare un edificio all'interno di questo splendido borgo, ma sono altre tante iniziative che fate, che fa proprio per il suo paese. Tra l'altro, noi, essendo un format che parla di scuola, c'è un'attenzione particolare anche sulla sicurezza da parte sua proprio sulle scuole. Sì, innanzitutto sei stata invitata anche tu a visionare questi edifici. E io verrò. Quindi ti aspetto con molta ansia. Noi sulle scuole ovviamente c'è un'attenzione particolare, come ovvio che sia, malgrado ci siano degli edifici, bisogna comunque ammetterlo che non giacciono in grandissime condizioni, e soprattutto edifici di una certa età, 70-80 anni, che hanno bisogno continuamente di manutenzione e di controlli. Noi abbiamo fatto degli interventi particolari, ne abbiamo due edifici, due plessi scolastici, uno in campagna, uno al centro storico, e abbiamo fatto degli interventi anche di somma urgenza, per cui c'è bisogno ogni anno di essere presenti, perché anche le normative, anche il Ministero ci impone di essere a norma con le certificazioni, le autorizzazioni, e per quanto ci riguarda abbiamo trovato una situazione molto particolare e difficile. Stiamo lavorando affinché i nostri ragazzi i docenti possano svolgere l'orario curricolare nella maniera più idonea e consona, però ovviamente servirebbero a mio avviso dei fondi per i nuovi edifici scolastici anziché sulle ristrutturazioni, perché altrimenti, quindi da zero ricostruire totalmente, a mio avviso è più immediata è anche più sicura e più veloce ristrutturare. Questo è un discorso che abbiamo fatto ieri proprio con la professoressa Colonnello, perché appunto il Pertini di Alate è un edificio scolastico adibito a scuola, quindi parlavamo dei vantaggi rispetto a quelli edifici che vengono invece adeguati, certo, per poi diventare adeguamento sismico a un costo eccessivo, è più facile fare da zero le scuole, per cui importante appuntamento nei prossimi giorni ci sarà proprio con il presidente Zingaretti. Sì, lunedì viene per fare una visita di cortesia, ma anche importante perché viene a controllare un cantiere che si sta ultimando giù alle quattro strade, che è una delle contrade più popolose. Abbiamo riqualificato un'area intera grazie a un finanziamento regionale, per cui è un passaggio importante istituzionale, perché di solito si fa l'inaugurazione istituzionale, ma anche più di facciata. Invece lui viene a verificare lo stato avanzamento dei lavori. E poi riallacciarmi un attimo al centro storico. Noi abbiamo deliberato delle linee guida che permettono ai proprietari degli edifici fatiscenti di dare la disponibilità per la cessione gratuita. È ovvio che il costo a euro è anche uno spot di lancio, perché poi ci sono delle spese notarili e delle spese ove
necessario legate alla ristrutturazione della messa in sicurezza, però è sicuramente un tentativo di recuperare quegli edifici veramente abbandonati che hanno delle potenzialità straordinarie. Bene, allora noi magari verremo con qualche istituto turistico per fare una diretta proprio all'interno del Borgo di Patrica, di modo che possiamo unire sia il Lab School che con l'aspetto prettamente più proprio del paese. Allora io ringrazio sia la professoressa Nadia Colonnello che il sindaco. Grazie. Adesso mandiamo un'altra clip per annunciare l'entrata di un'altra scuola che ci parlerà sempre dell'aspetto più tecnologico dei progetti innovativi, questa volta il liceo scientifico e linguistico di Ceccano. Clip, e poi rientriamo con il professor Pietro Albiti. E rientriamo proprio con il professor Pietro Albiti, abbiamo visto questa splendida clip sul liceo scientifico linguistico di Ceccano, c'è anche Tamara, una ragazza serba che parla prettamente inglese, quindi poi Pietro gli faremo delle domande, per adesso la salutiamo semplicemente. Abbiamo visto tantissime eccellenze il liceo linguistico scientifico di Ceccano, questa clip raccoglie un po' tutto il mondo, no? Ecco, diamo un po' di informazioni sia per quanto riguarda tanti premi che avete preso addirittura a livello nazionale, poi entriamo un po' più nel dettaglio. Sì, ci sono alcune indicazioni fondamentali per la vita di questa scuola che vengono poi anche apprezzate nel senso dei premi che il liceo riesce a vincere, e una delle cose più importanti che stiamo cercando di curare in maniera particolare da qualche tempo a questa parte è la possibilità di spingere i nostri ragazzi e di accogliere ragazzi che vengono da tutto il mondo a studiare fuori dei loro confini patri, no? E questo per un duplice obiettivo. Il primo obiettivo, quello più semplice di tutti, è quello che riescono ad avere una competenza linguistica molto forte. Tra l'altro, ieri mi hai fatto parlare con una ragazza che è stata addirittura per un anno intero. Ci sono i nostri ragazzi che sono a studiare negli Stati Uniti per un anno intero. Il fatto che andiate in quarto perché ha una finalità ben precisa. Sì, perché loro prenderanno, se vanno negli Stati Uniti, per esempio in Australia, prendono il diploma dell'high school americana o australiana, che sono, diciamo così, le frequenze più comuni, e dall'altra parte invece hanno una possibilità di venire a studiare da noi come Tamara. Questo è il primo elemento. L'altro elemento è quello di sprovincializzare un po', no, lo studio dei nostri ragazzi, che è un po' il limite dell'esperienza della nostra vita, no? Ecco, tra l'altro questo fatto nella vostra scuola c'è proprio un andamento anche sull'orario, come viene presentato, che cerca di essere un po' meno italiano e più europeo. Sì, se ce la facciamo, cerchiamo sempre di inserire all'interno del curriculum normale di un liceo scientifico, di un liceo linguistico, sono i due indirizzi della nostra scuola, tante opportunità di integrazione, un'integrazione che siano nella musica o nello sport, che sono quelle che le accompagnano per tutti quanti gli anni, o anche incontri con tantissime persone del mondo dello sport, della cultura, libri che vengono presentati, perché la scuola in una realtà come la nostra deve essere elemento propositivo della cultura, cioè deve essere un luogo in cui i ragazzi hanno tante opportunità.
non soltanto quelle date dalla scuola. Non certo. È la stessa cosa frequentare un liceo a Ceccano o frequentarlo in una grande città, perché i ragazzi che sono in una grande città hanno tante opportunità che un ragazzo che vive invece in provincia non ha, e quindi la scuola può superare questo gap, può impegnarsi a superare questo gradino, no? che può diventare in una esistenza importante. Nel filmato che abbiamo fatto vedere, che riguardava lo scorso anno scolastico, abbiamo messo in evidenza quanti risultati possono essere raggiunti, no? Dai ragazzi che vogliono, ce la mettono, si sforzano, si impegnano. Ed ecco, è una questa cosa è una puntata oggi in cui stiamo parlando un po' più sulle nuove tecnologie delle scuole, curvatura verso, diciamo che il liceo scientifico e linguistico di Ceccano addirittura ha investito moltissimo anche per quanto riguarda essere cablati, quindi avere una rete wifi potentissima in tempi non sospetti. Sì, teniamo conto che il primo wireless nella scuola a Ceccano c'è stato nel 1999, no? Quindi fra un po' celebreremo i 20 anni di collegamento. Adesso ovviamente anche perché ci sono le linee. Sì, noi abbiamo noi il passo decisivo che secondo noi abbiamo compiuto è stato quello di dire agli allievi: portate il vostro apparato. Si è arrivato proprio al punto, diciamo, l'idea brillante che avete avuto, quello di far utilizzare lo smartphone che ogni studente ha. Però in questo caso dicevo il telefono è strumento, il telefono, il computer, il tablet è strumento normale della vita della scuola. Quindi non è il nemico da mettere in una scatola, no, nel momento in cui entri in classe. No, c'è una scatola di cartone dove viene fatta depositare, ma è lo strumento attraverso il quale avere a disposizione dizionari, enciclopedie, atlanti, no, tutto il mondo, che è quello che normalmente facciamo nella nostra vita, perché nessuno di noi oggi va a guardare un atlante ma guarda Google Maps, nessuno di noi va a prendere un libro dell'enciclopedia ma cerca su Google. Allora perché la scuola dovrebbe farlo in maniera differente? Anche Poi naturalmente ci sarà anche l'approfondimento necessario sui libri, no? Sulla carta, se dovesse servire, però lo strumento, come immaginiamo che ogni ragazzo abbia un computer a sua disposizione, ce l'ha nella sua tasca. L'importante è che gliela facciamo usare nel modo giusto. Questo gli americani l'hanno chiamato bring your own device, porta il tuo dispositivo. Noi l'abbiamo fatto prima ancora di sapere come si chiamasse questa cosa. Possiamo anche, non so se vuoi vederlo adesso, c'è l'altro filmato che ci dà proprio la regia in cui possiamo queste indicazioni, in maniera tale. Questo è un filmato realizzato dai ragazzi di una classe che raccontano che cos'è il bring your own device in una scuola. Allora mandiamo il contributo dalla regia, di modo che poi possiamo chiacchierarci. Vediamo se va. Da Pietro Alvidi, dal professore, siamo passati a Lorenzo, uno studente proprio del liceo scientifico e linguistico. Abbiamo visto questa clip in cui parla appunto di questa possibilità che avete di portare lo smartphone e di utilizzarlo. Iniziativa che comunque è molto interessante. Io a questo punto utilizzerei Lorenzo anche come interprete per quanto riguarda la lingua inglese, e chiederei a Tamara innanzitutto perché ha scelto di venire in Italia, se c'è stata una scelta ben precisa di voler svolgere. Io penso che lei stia tre mesi qui da noi, ecco il perché abbia scelto proprio l'Italia come scuola, come paese per fare questo scambio. Ok, why did you choose Italy to for country to come to study another language? So I always wanted to learn Italian, but not just that, I got scholarship for this, so I didn't pay, and it's like good opportunity, but I can choose between Italy or I don't know German, but
I don't know, I just always want to learn Italian, and I actually want to study here, to go to university here, so that's why I choose Italy. Ok, allora Lorenzo ci traduce velocemente. In questo momento stiamo intervistando Tamara, che è una ragazza serba che viene dalla Serbia, che sta studiando al liceo scientifico e linguistico di Ceccano. Stiamo facendo un clean in diretta, ecco. Sì. Allora Lorenzo. Sì, Tamara ha detto che aveva sempre espresso il desiderio di imparare l'italiano e per fortuna ha vinto una borsa di studio e quindi non ha nemmeno dovuto pagare per venire, e aveva la scelta appunto tra Germania e Italia, ma ha preferito venire in Italia per visitare luoghi italiani e imparare la lingua. Bene, allora, altra cosa, Lorenzo, tu hai partecipato, vi ho detto sono tanti i concorsi, sì, che vengono fatti, a cui partecipate, avete vinto proprio pochi giorni fa un debate, diciamo, spieghiamo che cosa consiste. Sì, questo è un format che parte dagli Stati Uniti e che stiamo provando in Italia da quest'anno proprio, e ci è stato proposto di partecipare appunto alle Olimpiadi regionali e abbiamo avuto un mese di tempo per prepararci su un argomento che in questo caso era lo Ius Soli. Quindi noi, il team del liceo di Ceccano, doveva preparare una tesi pro e una tesi contro lo Ius Soli, e solamente all'ultimo momento avremmo saputo quale fosse la parte da difendere. Per questo è molto interessante il debate, perché bisogna avere anche la capacità di difendere una tesi anche se si ha un'opinione magari contraria a quella tesi. Perciò mette alla prova i ragazzi anche nel saper parlare, nell'avere una corretta dizione di fronte a un pubblico e di fronte a un giudice, e di avviare appunto un dibattito con altri interlocutori. Ecco, perfetto. Vi siete candidati voi per partecipare? Come sono state fatte le selezioni? Nel frattempo voglio avvisare la regia, sì, se riesce a preparare il video di Cinema da Mare, di modo che una volta che Lorenzo finisce parliamo anche di questo altro argomento. Sì, c'è stata una selezione all'interno della scuola che ha riguardato molti ragazzi, più di 20 ragazzi hanno fatto la selezione, e alla fine sono state scelte due squadre, una squadra titolare e una squadra di riserva. La squadra titolare ha partecipato alla fase regionale a Roma, in cui partecipavano appunto 10 licei da tutta la regione, e noi siamo arrivati terzi su 10 licei, quindi è stato un grande risultato per noi, perché abbiamo avuto anche l'onore magari di battere licei importanti di Roma, ed era comunque la nostra prima occasione di provare questo debate, mentre altre scuole si erano già preparate, perciò siamo stati molto soddisfatti del nostro risultato. Bene, allora io manderei la clip anche che riguarda proprio Cinema da Mare, e rientro la commenteremo. Ed eccoci tornati in diretta oggi, sperimentazioni di Live School con proprio su diversi media, diretta sulla pagina Facebook Live School, diretta in radio 103.7 Lazio Radio e su Lazio TV. Noi ci sperimentiamo tantissimo. Prima parte abbiamo intervistato alcuni studenti del Pertini di Aladri, oggi puntata tutta sulle nuove tecnologie, e come ci sono alcuni ragazzi studenti proprio del liceo scientifico e linguistico di Ceccano. Tamara, la ragazza serba, è stata sostituita invece da un'altra studentessa, ricordami il tuo nome. Francesca. Francesca, ti passo il microfono Lorenzo, anche tu hai partecipato al debate, adesso abbiamo mandato una clip che riguarda un format di cinema, l'abbiamo mandata perché io inviterò anche voi, visto che siete ragazzi interessati alle nuove tecnologie, il lunedì 27 novembre alle ore 9 saranno convocate tante scuole proprio al Multisala Sisto per parlare di questa partnership tra Live School, Cinema da Mare, la Grimaldi Lines, in cui verrà presentato sia un concorso rivolto alle scuole per la realizzazione di un corto, in cui ci sarà in premio proprio 500 euro per la scuola vincitrice, e poi a maggio ci sarà questa nave, proprio diventerà un vero e proprio scuola di cinema su di una nave sulla Grimaldi, da Civitavecchia verso Barcellona si realizzeranno fiction e film. Ne parleremo lunedì 27, io torno da Francesca, che siamo proprio in fase di chiusura su questa puntata, ti do l'ultima, proprio dammi gli ultimi dettagli sul debate, tra l'altro abbiamo detto Lorenzo ci ha dato un po' di indicazioni.
Ecco, sì. Come ti sei trovata? Ti è piaciuto il fatto dello speakeraggio, che è la parte più importante, sì, poi per quanto riguarda? Una delle parti essenziali è riuscire a parlare ad un pubblico, il che non è facile per molte persone timide, tra cui rientro anch'io, però vorrei lanciare questo appello, tra virgolette, ovvero per queste persone che si sentono timide e si sentono limitate da questa timidezza. Ecco, è importante non porsi dei paletti, ma cercare di superarli. Cercare proprio queste iniziative per poter affrontare la paura di parlare in pubblico è una cosa fondamentale, anche perché oggi è richiesto. È essenziale saper parlare davanti a una platea, davanti anche ad una videocamera. Ecco, tu nel momento in cui siete andati, io non so come funziona, funzionano squadre, sì. Deve partecipare uno, una persona del gruppo scelta che parla. Ecco. Bisognerebbe parlare alternandosi. Prima parla il primo capitano della squadra a favore, poi ribatte il contro e così via fino al terzo. E, insomma, è importante anche molto il gioco di squadra, il sapersi collegare con il proprio compagno di squadra, quindi è fondamentale. E, insomma, ecco, voi come vi siete allenati? Perché anche l'allenamento, sì. Quanto tempo ci avete impiegato? Circa 2 settimane e siamo stati preparati dal professor Palladini, Federico Palladini, e dalla professoressa Gaetani. E siamo stati anche molto fortunati perché, confrontandoci con l'altra squadra, loro non sono stati informati di determinate cose su determinati argomenti, a differenza di noi che comunque abbiamo avuto 2 professori che ci hanno sostenuto molto e ci hanno incoraggiato. Ecco, l'importanza anche del tutor, sì, no? Di avere dei tutor che poi vi possano comunque mettere proprio a preparare. Allora, noi mercoledì saremo all'interno del liceo scientifico e linguistico, questa volta per non parlare per un aspetto della musica che ha un ruolo importante, non so se anche voi all'interno proprio voi fate il linguistico o lo scientifico? Scientifico, vi siete anche voi occupati un po' della musica perché c'è un indirizzo all'interno per quanto riguarda io musica? Io ho fatto parte dell'indirizzo musicale della sezione C, okay, che è appunto dedicata alla musica, si faceva appunto nel biennio, ho fatto un'ora di musica alternando. E poi ne parleremo mercoledì, sì, faremo proprio un approfondimento perché grande spazio all'interno del liceo scientifico e linguistico di Ceccano viene dato proprio alla musica, noi saremo presenti per la giornata proprio dedicata alla musica. Siamo arrivati in chiusura, vi ricordo che il 27 ci sarà uno speciale proprio dal Multisala Sisto, ogni mercoledì esce la rubrica sul quotidiano La Provincia in cui parla un pochettino delle scuole che abbiamo incontrato. Io ringrazio regia Andrea Sellari, siamo andati in diretta oltre che sulla pagina Facebook di Live School anche su Lazio TV e in radio 103.7 su Lazio Radio, appuntamento a lunedì sempre alle ore 10. Grazie veramente a tutti. Live School. Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è realtà che comincia.